Ciao a tutti, mi chiamo Riccardo Storto, seguo il corso propedeutico di composizione elettroacustica del Conservatorio di Genova. Di seguito vi presenterò un mio brano ispirato ad una poesia tratta da Berlin Alexanderplatz di Fassbinder. Acque spaventosamente nere, così spaventosamente silenziose. Piante marciscono in voi, si muova un pesce. E lumache, nient'altro. Ma se è solo questo, benché siate soltanto acque, siete orrende acque nere. Io sono Filippo Tatulli, sono studente al secondo anno di musica elettronica e per il lavoro di composizione sto lavorando su appunto un brano che in realtà è più che altro un insieme di studi e ogni studio è, diciamo, cerca di mettere in angolazione, cioè prende degli elementi dalla musica techno e ne cambia la prospettiva, quindi diciamo ricontestualizzandola e in qualche modo cambiando anche un po' la natura. Buon ascolto, ciao a tutti. Lorenzo Neri, uno studente del terzo anno di conservatorio del corso di musica elettronica. Quest'anno lo sto dedicando principalmente alla preparazione della tesi di laurea sotto la guida del prof. Eric Maestri. E la tesi consiste principalmente nella composizione delle musiche per un film che è La conchiglia clericale, che è un film degli anni 20, muto e della durata di circa 40 minuti. Le musiche del film saranno principalmente per musica elettronica, con anche degli interventi di contrabbasso dal vivo, di cui ne verrà modificato sempre dal vivo il suono attraverso l'elettronica. Ecco tutto. Ciao! Sono Walter Cesarini. Per me la ricerca in musica è strettamente connessa alla psicologia. Comporre è un atto sociale e sincero, mi mette davanti a uno specchio. Io cambio la musica e la musica mi aiuta a cambiare. L'estratto che andate a sentire è dalla mia ultima composizione, dal titolo Myself. Buongiorno a tutti, sono Nicola Pisano. La musica che ricerco è evoluzione continua. Sperimento ambienti autogenerativi in cui al computer sono forniti dei vincoli che lo porteranno esso stesso a comporre la musica. Credo fortemente nella commistione tra linguaggi e arti differenti e nel lavoro di team. Ascolterete un estratto da Conversazioni con la mia anima, presentato al 25° Festival Internazionale di Poesia. Testo poetico di Etel Adnan e voce recitante di Anna Laura Messeri. Buon ascolto. Il mare e l'orizzonte stanno solo facendo onde, ma l'orizzonte si muove sopra il mare
e il fiume che mi attraversa gli occhi si muove più veloce. Il pomeriggio cerca di riordinare i suoi fili. Ezra Pound sta scalando un vulcano. I suoi pensieri che bruciano e io che sento acqua scorrere giù.